Buona serata e ben ritrovati in diretta con l'informazione dedicata al Veneto. In apertura c'è la visita avvenuta stamattina a Mestre da parte del segretario nazionale della Lega Matteo Salvini in Veneto per una serie di incontri in vista delle elezioni amministrative dell'autunno, con il saluto anche ad alcuni candidati, ma anche su tutti i temi al centro del dibattito nazionale e regionale, sul tema Venezia, sul turismo, sulle crociere, sui 5.000 posti di lavoro e la questione sicurezza nelle spiagge in questa estate 2021. Ascoltiamo Salvini. Con Draghi, ottimo. Ci siamo visti recentemente. Ieri abbiamo parlato più di un'ora, abbiamo parlato di rinvio delle cartelle esattoriali, che è un altro degli obiettivi della Lega, di riforma fiscale e di taglio dell'IRPEF, di riforma della giustizia, ci sarà un incontro nei prossimi giorni fra Giulia Bongiorno e il ministro Cartabia, di riforma della pubblica amministrazione per tagliare i tempi morti della burocrazia, quindi siamo assolutamente d'accordo con Draghi. Qualche alleato, diciamo che quando Letta e il PD parlano di ius soli, di patrimoniale, di tassa di successione, siamo meno d'accordo. Questo lascia intendere quindi che il governo abbia una scadenza più lunga rispetto al tagliando che potreste fare tra qualche mese quando si tratta di rinnovare il Presidente della Repubblica. Noi siamo al governo per completare le riforme previste dal PNRR, chiesto dalla vostra. Noi siamo al governo e ci rimaniamo fino all'ultimo istante in cui l'Italia ha bisogno di riforme, quindi non diamo scadenze. Noi siamo al governo e ci rimaniamo fino all'ultimo istante in cui l'Italia ha bisogno di riforme, quindi non diamo scadenze. Degli alleati un po' riottosi, ma no, riottosi. Quando il PD propone lo ius soli, o la tassa patrimoniale o la tassa di successione, ovviamente ha nella Lega al governo il no, il secco no. In questo momento occupiamoci di taglio di tasse, non di nuove tasse. Però con questo e su questo con Draghi siamo in perfetta sintonia. Diciamo che il binomio Lega-Draghi è garanzia del fatto che nuove tasse non ce ne saranno e quindi il PD se ne faccia una ragione. Stiamo lavorando per una mediazione. Venezia è un patrimonio del mondo e quindi va protetta da ogni punto di vista e anche il turismo a Venezia andrà rivisto e ripensato. Ci sono in ballo, ripeto, dopo un anno e mezzo di sofferenza, 5.000 posti di lavoro. Quindi tutelare Venezia garantendo lavoro e bellezza penso che sia assolutamente fattibile. Quindi stiamo lavorando a una soluzione che tenga conto di entrambi i fattori. Sul tema spiagge ci torneremo tra poco, nel frattempo andiamo a vedere anche i numeri di giornata relativamente al Veneto, che rimane tra l'altro in zona bianca anche la prossima settimana, dati molto bassi, 72 i contagi di oggi, non c'è stato nessun decesso, sono 5.385 gli attualmente positivi nella regione, i ricoveri in ospedale scendono ancora, 317 i posti letto occupati nei reparti ordinari, 43 le terapie intensive. Sul fronte vaccini invece è intervenuto oggi il governatore Luca Zaia, ho ricevuto e letto anch'io la lettera del generale Figliuolo, ha detto Zaia, devo dire che in Veneto è stato fatto un ottimo lavoro basato sull'organizzazione e sulla squadra, proprio sugli over 60 abbiamo insistito moltissimo, alla fine abbiamo avuto ragione a concentrarci su questa fascia di cittadini perché i nostri dati elaborati da Azienda Zero sono molto buoni, ha detto Zaia. Per quanto riguarda la popolazione over 60 di 1.470.000 persone, già 1.200.000 hanno ricevuto almeno una dose, 822.000 hanno completato il ciclo di due dosi. I vaccinati più prenotati sono l'88,7% con il 99,3% dei nati nel 1941, l'88,8% tra il 42 e il 51, all'appello mancano in tutto 166.000 persone su un totale di 1.470.000 appunto. Dicevamo il tema spiagge e sulla gestione della situazione notturna nelle località di mare del Veneto su tutte Jesolo, c'era la questione relativa anche all'impegno delle forze dell'ordine, ad un supporto degli agenti. Questo aveva chiesto l'associazione di categoria degli albergatori e anche la Confcommercio. Partiamo innanzitutto facendo il quadro sulle presenze in queste settimane a Jesolo in particolare. Alberto Maschio, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori. Dopo, diciamo così, le prove generali di inizio stagione con le festività care al turista tedesco, che ne ha portati comunque una certa percentuale, quali sono le previsioni da qui alla fine dell'estate?
Allora, da qua a fine giugno abbiamo un'occupazione media intorno al 40%. Luglio-agosto oggi registrano un più confortante 48-49% di media fino alla fine di agosto, poi settembre chiaramente cala ancora un po', ma dati che danno un po' di speranza. Ecco, rispetto allo scorso anno? Rispetto allo scorso anno siamo quasi al doppio delle prenotazioni in questo momento inserite a cartellone. Il dato chiaramente è confortante perché significa che la gente ha un po' più di fiducia, quindi sta prenotando con un po' più di anticipo, a differenza dell'anno scorso che il fenomeno del last minute è stato direi assoluto. Quest'anno probabilmente riusciremo a fare un po' più di programmazione, ma il last minute continua a rimanere. Ecco, invece per quanto riguarda le presenze tra italiani e stranieri? Lì abbiamo anche lì dei dati che tutto sommato ci fanno ben sperare per l'estate. In questo momento abbiamo un'occupazione media di quanto inserito oggi nei nostri alberghi, nei nostri cartelloni, abbiamo un 37% indicativamente di presenze italiane, di prenotazioni italiane. Sappiamo poi che l'italiano però è un po' più sottodata, quindi è un dato che probabilmente andrà aumentando, e i restanti invece sono prenotazioni che arrivano dai mercati esteri, ovviamente Austria, Germania e Svizzera su tutti. Ecco, invece se si valuta il potere d'acquisto? Questo è un altro dato interessante, vediamo che il mercato austriaco e il mercato tedesco mediamente hanno una capacità di spesa del 20% superiore al mercato Italia. Questi sono i dati che ovviamente emergono dal sistema benchmark del quale da anni ormai collaboriamo. Presidente, a un anno dallo scoppio della pandemia si può dire che in questo 2021 comunque c'è un moderato ottimismo? Ma mi sento di dire insomma di sì, credo che riusciremo a fare una stagione un po' migliore rispetto a quella dell'anno scorso. Non sarà certo la stagione che ricorderemo come la più importante delle nostre carriere, ma dà dei segnali di ripresa, dà un segnale di miglioramento e auspichiamo che dal 2022 si possa tornare a parlare di normalità. Jesolo alle prese, dicevamo, con risse notturne, danneggiamenti, furti, spacciatori, e proprio per questo dalla comunità locale, dalla Confcommercio in particolare, era arrivata la richiesta di potenziare l'organico delle forze dell'ordine. Proprio oggi, tra l'altro, Salvini ha annunciato l'arrivo di 15 agenti a dare supporto alle forze sul territorio della città metropolitana di Venezia. Da parte della Confcommercio la richiesta appunto di continuare a monitorare la situazione. Angelo Faloppa, presidente del Confcommercio Salerno Jesolo, perché la decisione di inviare una lettera congiunta con l'Associazione Jesolana Albergatori al Ministero dell'Interno, quindi al Prefetto e Questore di Venezia, per chiedere rinforzi? Partiamo dal presupposto che il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha sempre detto che il turismo è l'attività più importante, l'economia più importante per far ripartire l'Italia. Io direi che è ora di dimostrarlo anche nei fatti. Non è possibile ogni anno dover veramente pregare in ginocchio di avere dei rinforzi in una città turistica che passa da 27.000 abitanti a 400-500.000 abitanti. Dovrebbe veramente, se il turismo è così importante, dovrebbero anche farci capire che anche loro nei fatti ci sono. Anche perché siamo praticamente all'avvio della stagione, quindi c'è il tempo per poter intervenire. Saremo già in ritardo, perché di solito queste cose si fanno un po' in anticipo per prevenire, però potrebbero arrivare anche adesso, potrebbe andare bene. Ecco, Presidente, per quanto riguarda invece l'ordinanza del sindaco, diciamo così, antialcolici, lei ha avuto modo di, diciamo in qualche modo, criticare la scelta di anticipare dalle 20 alle 16. Perché? Se ci riferiamo alle vie pubbliche, alle piazze, l'orario potrebbe anche andare bene, perché è un segno di civiltà non bere alcolici in giro per la città. Lo fanno tantissime altre città in tutto il mondo, lo potrebbe fare anche Jesolo e le città della costa. Diciamo che alle ore 16 uno che non possa più bersi una birra sotto un ombrellone lo ritengo un limite troppo importante. Far turismo vuol dire anche non porre tipi di divieti di questo tipo. Quindi almeno per quanto riguarda l'Arenile chiediamo di dare un orario leggermente diverso.
Altra buona notizia per quanto riguarda proprio i frequentatori delle spiagge del litorale Veneto, arriva da Advo, l'azienda di trasporto pubblico del Veneto orientale, che ha fatto ripartire i servizi navetta tra gli aeroporti e le spiagge. Una notizia dal sapore di normalità, quella che l'azienda ha fornito oggi. E dopo un anno di stop a causa dell'emergenza pandemica che ha coinvolto tutto il mondo e che ha costretto molti aeroporti a rivedere le rispettive attività, quello di Treviso ad esempio è rimasto a lungo chiuso, Advo ha potuto far ripartire il servizio Express, ovvero i collegamenti tra gli aeroporti Marco Polo di Venezia e Canova di Treviso, con destinazione Lignano Sabbiadoro, Bibione, Caorle, Eraclea Mare, Jesolo e Cavallino Treporti. Dalle spiagge del litorale veneto ad una spiaggia particolare, quella che ha riaperto a Belluno. La spiaggia lungo le rive del Piave, a pochi passi dal centro storico di Belluno, rinascerà. Il parco fluviale di Lambioia è stato distrutto dalla piena del fiume nelle ore di devastazione causate da Vaia. Da allora molto è stato fatto, ma il passo decisivo è stato compiuto qualche giorno fa, con la firma dell'accordo tra l'ente di gestione del servizio idrico e il comune di Belluno. I due soggetti si occuperanno insieme, ciascuno per la propria parte, di rimettere in sesto l'area per ridare ai bellunesi la loro spiaggia con vista Dolomiti. Gli argini travolti dall'acqua, quelli, sono già stati messi in sicurezza e sistemati dal genio civile di Belluno. Le parole all'assessore all'urbanistica del comune di Belluno, Franco Frison. A seguito del parere favorevole dell'ufficio competente della presidenza del Consiglio dei Ministri, che è giunta in comune alla fine di maggio, si è reso possibile quindi rimodulare l'intervento del Parco di Lambioi. Il Parco di Lambioi fa parte del più ampio progetto del Comune di Belluno legato alla rigenerazione urbana e questa autorizzazione consente di scorporare l'importo complessivo pari a 4.800.000 in due distinte azioni, vale a dire da una parte quella in capo al Comune di Belluno per 4.300.000 e la rimanente di 500.000 euro di finanziamento in capo al BIM GSP, in quanto necessari per lavori legati ovviamente agli obiettivi di riqualificazione anche degli impianti e degli sfioratori presenti nella zona. Con il recente decreto del sindaco è stato approvato quindi questo nuovo accordo che prevede appunto i reciproci impegni tra comune e BIM, e quindi di fatto si fa un ulteriore passo per poter arrivare all'apertura del cantiere di questo importante cantiere per la città di Belluno. Rimaniamo nel bellunese, ma per aprire la pagina di cronaca, attorno alle 13.20 di oggi il soccorso alpino di Belluno è stato allertato a seguito della chiamata del gestore del rifugio Settimo Alpini per un escursionista arruzzolato nel torrente durante la discesa verso il Calvario. Si tratta di un 63enne di Trieste che era arrivato in compagnia all'altezza dell'ultimo tornante prima del Calvario, quasi sicuramente a causa di un malore, è scivolato dal sentiero e ruzzolato per una trentina di metri sul prato ripido fino al torrente sottostante, dove ha sbattuto la testa. Mentre il fratello lo ha raggiunto e gli ha prestato le prime cure, dal momento che non c'era copertura telefonica, un'altra persona è risalita al rifugio e ha lanciato l'allarme. In contatto telefonico con il gestore, arrivata anche lei sul luogo dell'incidente, i soccorritori hanno raccolto le prime informazioni e sono intervenuti sul posto con l'elicottero, hanno vericellato i tecnici del soccorso alpino, il medico e l'infermiere che hanno appunto raggiunto l'uomo tentando la rianimazione, purtroppo però non è rimasto altro che constatare il decesso dell'uomo. Una persona è morta invece in un incidente avvenuto lungo la statale Romea nel territorio di Chioggia, in corrispondenza del ponte di Cavanella d'Adige. ANAS aveva temporaneamente chiuso l'arteria per permettere i soccorsi. Lo scontro, le cui dinamiche sono ancora in corso d'accertamento, ha coinvolto un'auto e una moto. La vittima, stando alle prime informazioni, sarebbe un giovane del posto. L'allarme è stato dato appunto alle 13 con le deviazioni sul traffico da parte della Polstrada, sul posto anche i vigili del fuoco e il personale dell'ANAS. Per quanto riguarda invece l'università, continueranno a esistere almeno per i prossimi 2 anni le sedi distaccate delle università di Padova e di Ca' Foscari a Treviso. È stato infatti raggiunto un accordo con la Fondazione Cassamarca per la locazione dell'ex distretto militare all'Università Veneziana, mentre San Leonardo continuerà a essere concesso gratuitamente agli studenti di giurisprudenza. Ce ne parla Raffaele Ferraro. I problemi di bilancio di Fondazione Cassamarca e il conseguente ridimensionamento delle attività avvenuto negli ultimi anni avevano fatto sorgere più di un dubbio in merito alla possibilità per gli studenti di continuare a frequentare le sedi distaccate dell'Università degli Studi di Padova e di Ca' Foscari aperte a Treviso nel 2000. Il complesso San Paolo, che attualmente ospita gli studenti che fanno riferimento all'Ateneo Veneziano, era infatti stato messo in vendita, ma le offerte pervenute da privati non sono state ritenute congrue al valore di mercato.
Ca' Foscari e la Fondazione hanno quindi raggiunto un accordo per l'affitto dell'ex distretto militare per un biennio dietro corrispettivo di una cifra che dovrebbe aggirarsi sui 200.000 euro. Il palazzo dell'ex San Leonardo, situato dalla parte opposta del Sile, ristrutturato dalla Fondazione e attualmente a disposizione degli studenti di giurisprudenza, continuerà invece a essere concesso gratuitamente e verrà in parte utilizzato anche per i corsi veneziani. Nessuna preoccupazione quindi per la programmazione del prossimo anno accademico e per la raccolta di nuove iscrizioni. E ora, come di consueto, siamo pronti a farci raccontare alcune delle notizie in anteprima che domani troverete sulle pagine del Gazzettino, stasera in compagnia di Vittorino Franchin. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, noi cercheremo di spiegare sui giornali di domani come funzionerà il Covid Pass. Ci sono ancora dei problemi della fase di messa a punto. Ci saranno 5 modi diversi per ottenere il lasciapassare per tutti quelli che avranno fatto la vaccinazione o hanno già avuto il Covid. E appunto spiegheremo passo per passo come fare. Dopodiché si pone un problema a questo punto, l'ha posto anche il generale Figliuolo, sulla vaccinazione degli over 60. Ci sono ancora quasi 3 milioni di italiani che appartengono a questa classe d'età che non hanno fatto il vaccino e che quindi a questo punto sono, diciamo così, la categoria più a rischio, visto che invece dai 70 anni e oltre siamo messi bene sia in Veneto e a Nord-Est in generale che anche a livello italiano. Quindi la categoria più a rischio a questo punto sono gli over 60, dai 60 ai 70 anni. E daremo conto anche dell'elezione della nuova rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mappelli. Si tratta della prima donna rettrice e fa il paio con la rettrice anche dell'Università di Venezia, eletta alcuni mesi fa, quindi due donne a capo delle due principali università del Veneto. Siamo in attesa, ne daremo conto sul giornale di domani, invece, della sentenza per Samira, la donna scomparsa, diciamo, nel basso padovano, e del delitto, così ipotizza la procura di Rovigo, dove si sta tenendo il processo, dove siamo in attesa della sentenza, è accusato appunto il marito, che si è sempre professato innocente. Sono giunte anche le motivazioni della sentenza per la Popolare di Vicenza, un'altra vicenda che è molto complessa, che ha con un processo fiume durato parecchie udienze e giunto alla fase finale naturalmente. Altre notizie che riguarda il Veneto è quella del calo dei consumi, dell'indagine della Confcommercio sul calo dei consumi. Il Nord-Est, Veneto soprattutto, ma anche Friuli Venezia Giulia, sono tra le regioni che hanno manifestato un calo di consumo oltre la media nazionale e tra i maggiori in Italia, assieme anche alla Val d'Aosta. Queste, diciamo, sono le principali notizie che troverete domani sulle pagine del Gazzettino. Grazie, grazie, buon lavoro a Vittorino Franchin, ai colleghi della redazione del Gazzettino. Prima di salutarci vi ricordiamo l'appuntamento da non perdere stasera tra poco alle ore 21 con il gran finale di 10 anni di noi, la storia di Udinese TV ripercorsa attraverso le sue produzioni, e in questo caso, in particolare in questa puntata, ci sarà lo spazio dedicato allo sbarco in Veneto con tutte le trasmissioni, le edizioni che abbiamo realizzato per raccontare una regione che sta vedendo sempre di più la presenza della nostra emittente, e poi ci racconteremo anche quali sono le prospettive future per il nostro canale. Grazie a tutti per averci seguito, spazio alle previsioni del tempo e l'augurio di una buona serata. Amici di Udinese TV che ci seguite dal Veneto, ben trovati da Nico Schiodetto. In questo fine settimana l'anticiclone interesserà tutta Italia, sarà un'alta pressione di matrice nordafricana con aria calda dall'entroterra africano verso le regioni nordorientali e quindi le temperature in ascesa. Sabato cieli sereni o poco nuvolosi, bella giornata in pianura e sulle località di mare, ma con caldo che si farà sentire anche a Foso, massime prossime ai 34-35 gradi. Durante il tardo pomeriggio occasionali temporali di calore in area dolomitica e sull'altopiano di Asiago. Anche domenica sole e grande caldo, non escludiamo quasi 36-37 gradi sul Rodigino.
Dettagli maggiori, ulteriori approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.